Il bello e il cattivo tempo, arriviamo a, come si chiama qua? Spazio no, primo piano, primo piano, che è un teatro, ristorante, teatro, un posto carinissimo qui a Via Tiburno. E inauguriamo questo nuovo spazio con Massimiliano Bruno, un vecchio amico del bello e il cattivo tempo, che presenta Storiacce. Storiacce. Storiacce è un modo per raccontare la storia a modo nostro con gli allievi del Laboratorio di Arti Sceniche. Oggi è la prima serata, stasera abbiamo Simona D'Estasio che è qui con me vestita da cubana. Perché racconti della rivoluzione cubana? Racconto della rivoluzione cubana, in particolare menzionando i nomi di Che Guevara e Fidel Castro. E racconta com'è l'ultima battuta del pezzo? Asta? Hasta la victoria siempre, o quasi sempre. Quasi sempre, quindi è un po' un modo divertente di raccontarlo. Poi c'è Vito Molinari che racconta invece le avventure di Allende e del Cile di Pinochet. Sì, racconto le avventure appunto di Allende e Pinochet tramite appunto la storia di un amico di mio padre, Gonzalo Rodriguez. Carlotta De Cesaris invece ci racconta gli anni 50. Quasi, ci abbiamo provato. Più che altro ho provato a concentrarmi sull'aspirazione continua che c'è stata tra Italia e America, insomma, questo continuo scambio di usi, costumi e quant'altro, quindi sarà un bell'insieme di notizie. Federica Bianconi invece ci parla un po' degli albori del regime fascista, giusto? Esatto, sì, la rivoluzione russa, il comunismo. Ah no, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Scusate, ho sbagliato, perché ci parla della rivoluzione russa, perché è Esatto. Asia che parla di... Ok. La rivoluzione russa appunto con il comunismo e lo farò attraverso un piccolo personaggio che porto in scena e spero che entra nei cuori di tutto il pubblico. E poi Asia, mi ero sbagliato prima, Mascarini, che ci racconta degli albori del regime fascista. Sì, lo racconterò attraverso una storia fittizia in cui il mio personaggio parlerà al padre, ex soldato di Mussolini. Io ci tengo a raccontare che questi monologhi sono scritti dai ragazzi in seguito a un lavoro che abbiamo fatto insieme sulla storia. Un lavoro fatto a lezione proprio nato durante il Covid-19, durante quei periodi di lockdown. Quindi è un lavoro nato su Zoom, sui monologhi scritti da loro e riveduti, devo dire, anche in maniera leggerissima da me perché è veramente farina del loro sacco. E sono molto in gamba, ognuno ha scelto un po' un genere che gli premeva, quindi c'è chi l'ha fatto in maniera più divertente, chi in maniera più drammatica. Ed è la prima di 8 serate che faremo con gli allievi del secondo anno e del terzo anno del Laboratorio di Arti Sceniche. Cominciamo con loro, continueremo tutti i mercoledì fino a metà novembre. Ecco, era questo che mi premeva dire, che raramente troviamo un laboratorio che poi dà spazio vero agli allievi, a parte la recita di fine anno. Io la chiamo recita perché alla fine diventa un po' quello. Invece qui si dà proprio uno spazio professionale, si preparano questi ragazzi alla professione dell'attore. Questo è quello che cerchiamo di fare, perché poi la cosa più sbagliata che si può fare quando c'è una scuola è promettere troverete lavoro nel mondo dello spettacolo. Questo non è vero, è difficilissimo trovare lavoro nel mondo dello spettacolo. È invece l'opportunità che possiamo dare ai ragazzi è andare in scena, farsi le ossa, lavorare, fare palestra per cercare di arrivare più preparati possibile a quello che sarà il loro futuro, perché ancora hanno 20 anni loro e quindi i ruoli quelli forti al cinema ce l'avranno fra 10-15 anni e devono arrivare pronti, devono essere bravissimi. Allora, io prima maleducatamente ho detto come si chiama qua, ma volevo fare una battuta che non è riuscita. Comunque siamo al primo piano, via Tiburno 33. 33, tutti i mercoledì fino al... E fino al 17 novembre, mi sembra di ricordare, comunque sono 8 mercoledì alle 21:30. Il posto è molto carino e devo dire che è un posto dove, insomma, noi col biglietto diamo anche la consumazione, c'è la possibilità di cenare, insomma il pubblico in sala sarà comodo, guarderà un po' di storia, speriamo che si commuoverà, che si divertirà e staremo insieme con questi ragazzi che sono straordinari. Tutto targato Massimiliano Bruno. Noi vi aspettiamo. Capirai. Ciao. Ciao. Ciao.